Mohamed è un ragazzo eritreo, giusto? Somalia, rifugiato politico, insomma, è accolto nelle nostre cooperative. Natale dice che Dio si è fatto bambino per condividere la fragilità, la povertà, la debolezza, quindi il Dio dei cristiani non è qualche ente supremo nascosto chissà dove, ma è la presenza del Figlio che ci rivela il Padre. Ecco, perciò io penso che l'augurio che voglio farvi è che sia Natale, non perché le cose vanno tutte bene, non perché tutto è a posto, non perché si prospettano occasioni di prosperità o di grandi feste. Sono queste le prime parole con cui l'arcivescovo si è rivolto alla ventina di ospiti presenti nel refettorio ambrosiano, l'ultimo turno della serata, e a una quindicina di volontari. E così, forse pensando proprio a chi si prodiga con tanta generosità, il vescovo Mario aggiunge: Gesù, per nascere, per darci la sua speranza, non aspetta che il mondo sia a posto, che tutti siano contenti, felici e che tutto vada bene. Gesù è venuto apposta là dove c'è un mondo da aggiustare, là dove c'è gente da radunare perché si è dispersa, là dove c'è un pane da condividere perché c'è chi ne ha troppo e chi ne ha troppo poco. Anche perché non è una festa per godere le cose che abbiamo, ma è un momento per cambiare il nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare a Dio, il nostro modo di metterci in rapporto con gli altri. Quindi io ringrazio i volontari, ringrazio tutta la cucina che ha preparato le cose buone di questa sera, ringrazio voi che venite qui ad apprezzare il lavoro delle persone che si dedicano a questo. Ringrazio tutto il mondo che sta intorno al refettorio ambrosiano, perché non è soltanto quello che si fa una sera. E ciò, insomma, che si fa ogni giorno, suggerisce ancora. Basti pensare che anche durante la pandemia la raccolta delle eccedenze alimentari per preparare la mensa è continuata e ha permesso di recuperare 140 tonnellate di cibo, addirittura un poco di più dello scorso anno, quando le tonnellate erano state 138. E poi ci sono i giovani, 20 fra i 18 e i 30 anni, che durante le feste vengono a dare una mano ai 72 volontari che dall'inizio della pandemia non si sono mai tirati indietro, anche quando per assicurare la cena a tutti i 90 ospiti che possono usufruire della mensa e al tempo stesso rispettare le norme del distanziamento sociale, hanno dovuto triplicare i turni. E per dire che in un certo qual modo proprio questo è il Natale, quando si ricorda che Gesù è nato povero per renderci ricchi della sua povertà, è nato ignorato da tutti per dare a tutti l'idea di una propria dignità, è nato come uno che ha bisogno di tutto per convincere molti che possono tirar fuori quello che hanno, che possono fare il bene. Ecco, il fatto che c'è un bambino bisognoso sollecita non solo Maria e Giuseppe, ma anche i pastori, ma anche tutti coloro che hanno un cuore capace di compassione a far qualcosa perché questo bambino stia bene. Quindi la povertà dell'altro fa tirar fuori il bene che c'è in me. Ecco, questo è il messaggio
che voglio condividere con voi. E così l'arcivescovo conclude, prima della benedizione, con un segno che vuole essere di gratitudine. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E fondi, Signore, la Tua benedizione su questo luogo, su coloro che lo visitano, su coloro che lo rendono accogliente, disponibile per le necessità degli altri. E fondi, Signore, la Tua benedizione su tutti coloro che vivono questo servizio.